lasciavo la campagna di Miano, sempre periferia nord di Napoli, e dove tenevo dietro al gregge di mio padre, facevo il pastore delle pecore di mio padre. Quindi da questa pace, da questa tranquillità, da questa natura, nel 1980 vengo trasferito qua alle vele di Scampia. Avevo solo 6 anni, con tutta la famiglia, il comune ci dava il nuovo alloggio. Trovarmi di fronte a questi grossi palazzoni di cemento, che è stato veramente avvilente. Però non ci è voluto tanto per diventare una cosa, no? Quasi come un legame di sangue con questo cemento. E quindi cresceva sempre di più in me la voglia, quasi il piacere per il crimine. Cioè, era una cosa che pian piano mi piaceva proprio, e quindi mi era sempre più chiaro che io dovevo fare quello, che io dovevo far parte di quell'ingranaggio criminoso. E a 10 anni già i grandi, gli adulti sbagliati, diciamo così, si servivano di me, mi facevano trasportare, per dire, delle armi, per dire, da un quartiere all'altro, si servivano di me, perché non davano l'occhio, diciamo, allora. Assisto in televisione all'arresto di mia mamma, e questo mi ha segnato tantissimo. Quando vedo questo, ovviamente piango, però sento anche dentro di me, quasi come quasi prepotente, la voglia e la scelta di ritornare e andare a occupare quel posto che veniva lasciato vuoto da mia mamma. Parliamo di andare a occupare il posto di una gestione di una piazza, in una delle piazze di spaccio. E quindi a 14 anni mi sono trovato arruolato, guadagnando 800.000 lire al giorno. La mia identità io l'ho ritrovata in questo ruolo. Tanti dei miei amici che hanno voluto occupare un gradino più alto hanno perso la vita, molti sono in carcere. Ecco, vedi la malavita cosa ti riserva, questo. Poi subentra la droga, cioè stordirsi, non capire. Fare il camorrista è uno schifo, e poi la camorra è qualcosa di sporco, molto sporco, ha sempre giocato sporco la camorra, che attira soprattutto giovani, perché il vero oro della camorra sono proprio i giovani, i ragazzini, e come se li compra con il denaro, l'estetismo, per dire, la macchina, il motorino, gli orologi, e poi tanti, tanti soldi, che non è la vita, però a loro basta. Conta più il boss, prende posto nella propria esistenza il capo, e per lui si dà anche la vita. È quel desiderio che ho provato io nei confronti di chi mi teneva sotto il giogo. Uccidere una persona per il proprio capo è una gratificazione grande, immensa, perché poi il capo te lo fa sapere, sei stato bravo, sei stato coraggioso. Che grandezza, pensa che spettacolo, pensa, questa è la vita, e ti fa credere tutto questo, quanto loro poi si tengono, stanno in disparte, non fanno reati perché vogliono godersi quei soldi che hanno guadagnato, tantissimi soldi che hanno guadagnato, e fanno fare i reati agli altri, ai ragazzini molto giovani.
però ti posso dire che è stata veramente una brutta cosa, anche perché poi c'è stato l'arresto a 16 anni con 3 giorni, perché poi c'è stato l'avvocato del sistema, perché c'è l'avvocato del sistema che mi ha fatto uscire e sono ritornato nella vita di sempre, non mi ha cambiato niente, neppure la morte di un ragazzo che avevo conosciuto in questi 3 giorni di carcere minorile, perché lui, la camorra gli aveva ucciso il padre, lui sapeva chi l'aveva ucciso e voleva vendicare suo padre, e dopo una settimana che eravamo usciti insieme dal carcere, e la mamma ne denunciava la scomparsa, Lupara Bianca, e quindi mi trovavo davanti a questo circolo ricreativo per anziani. Sono arrivate queste due persone e io ero con un altro ragazzo, hanno tirato fuori le pistole e hanno cominciato a sparare, e quello che mi ha puntato a me, si è inceppata la pistola, io ho riportato il braccio alla schiena perché c'era questa porta di questo circolo ricreativo per anziani, ho aperto questa porta e mi sono buttato dentro, ho chiuso, e loro hanno cominciato a sparare nei vetri di questa porta, e loro hanno sfondato questa porta con i proiettili, sono entrati tutti e due, uno di loro ha detto spariamolo a questo che è un infame, poi si sono avvicinati, io mi sono adagiato per terra e mi hanno appoggiato proprio le canne delle pistole sulle gambe e mi hanno sparato. Il capo di Secondigliano, Paolo Di Lano, no? E allora cosa ha fatto? Mi ha mandato a chiamare, sono andato a casa sua, si era blindato, sono andato a casa, mi ha chiamato nella sua stanza, mi ha abbracciato e mi ha dato un bacio, no? Come si fa con un proprio figlio magari. Poi ha aperto il cassetto e ha preso la sua pistola personale, un 38 a tamburo, mi ha alzato il giubbotto e me l'ha messo nella cintura. Mi ha detto dobbiamo andare in un posto. Io portavo quella pistola perché nel caso di un fermo della polizia me la dovevo accusare io, ma nel caso ci fosse stato un agguato da parte dei killer, lui me l'avrebbe sfilata dalla cintura, è questo che devono capire i ragazzi. Voi magari date la vostra vita per loro, ma loro non la daranno mai per voi. Perché sono cose veramente brutte che non dovrebbero esistere, no? Stare in una camera, riscaldare dei coltelli per tagliare le panette di fumo, è tutta roba, non so come dirti, e non mi interessa neanche cercare di trovare le parole per spiegartelo. 18 anni e un giorno mi hanno arrestato, perché si aspettava che io diventassi maggiorenne per darmi una punizione forte, no? Per non rischiare di uscire sempre. A 18 anni e un giorno mi hanno arrestato e mi hanno portato nel carcere di Poggio Reale, dove lì veramente ho visto l'inferno, perché molte notti, per dire, stringevo le mani sulle orecchie per non sentire le urla dei ragazzi che venivano presi a botte nelle celle di punizioni, chiamate zero, abbascio zero, scendi giù allo zero, cioè eri zero. Quando arrivai a Poggio Reale, le guardie carcerarie, per farmi capire dove stavo, mi mandarono su tutto gonfio, mi diedero un sacco di botte. Tornando da allora ad Ari un giorno, dopo aver letto una poesia di padre Davide Maria Turoldo, sulla mia branda c'era un piccolo Vangelo. Vinsi la vergogna di farmi giudicare male dai miei compagni di stanza, salì su questa branda e aprì questo libricino. E apro questo libricino e nelle penultime pagine c'era scritto per 3 volte il mio nome. Nel carcere di Poggio Reale c'è un Vangelo con 2 pagine mancanti, l'autore di quel furto sono io. E quindi ho strappato queste pagine, mi ha affascinato questa cosa tantissimo,
probabilmente lì per lì non era successo niente, però mi affascinò questa cosa e strappai due di queste pagine che conservo ancora oggi. Pensa che un mio familiare, quando gli feci capire che non volevo accettare più quella vita di morte, mi disse: ma tu sei pazzo, cioè tu sei pazzo. Io ero pazzo non quando stavo nella malavita, ero pazzo quando volevo uscire dalla malavita, ma ci pensi? E allora ho detto: mamma mia, è stata una conquista straordinaria, è stata una conquista importante. E lì ho cominciato veramente a toccare con mano e a convincermi che la vita è una cosa seria e che vale la pena veramente viverla tutta.